Quando ho sentito urlare ero sulla soglia del mio negozio, sono voltato e ho visto la scena, però non conosco l'antefatto che ha portato a questo. Quando ho sentito urlare ormai lui aveva le mani sul collo e la stava sbattendo, ho visto solo quello. Sarebbe stata aggredita brutalmente sabato pomeriggio da un suo connazionale in via Piave nel quartiere di Saione. La vittima è una giovane donna nigeriana. La presa per il collo la stava strozzando, era una cosa incredibile. E poi ha preso e l'ha sbattuto al muro con una forza inaudita. Lei è svenuta, ha perso completamente i sensi, lui se n'è andato. Poi ci siamo recati lì io e altre persone. Abbiamo visto che era ancora viva, perché il dubbio effettivamente c'era. E in tutto il tempo che è stata lì, che è stata più o meno 20 minuti con l'arrivo delle ambulanze, carabinieri, l'hanno caricata e tutto quanto, lei non ha mai ripreso conoscenza. La donna, una 25enne, è stata soccorsa dai sanitari del 118 che l'hanno portata al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo. Ha riportato un trauma cranico. È stata una scena veramente scioccante, una delle tante che abbiamo vissuto gli ultimi 2 anni perlomeno in Via Piave. Lo dico da commerciante di Via Piave, ovviamente. E però a sto giro è stata più sconvolgente perché l'ho vista in diretta praticamente. La vicenda dunque riporta ancora una volta agli onori delle cronache il quartiere di Saione, da tempo nell'occhio del ciclone per episodi violenti. Si ha paura? Io no, viaggio attrezzata. Non ho paura, però la sera dopo cena o sono accompagnata o non esco, quello è certo. Perché? Non neanche in centro, Perché da sola non mi piace. Anche di notte, pur essendo, ho stato 41 anni in servizio, ora sono andato in pensione ora, e quindi la paura c'è sempre. La paura c'è sempre, io ce l'ho sempre.